Si chiama Ambulatorio di Medicina Avanzato Territoriale e rappresenta un nuovo modello di organizzazione con la principale finalità di dare una risposta alla perdurante carenza di personale medico. Sono infatti circa 3.500 le persone che, in Val Chiavenna, risultano ancora prive di un medico di riferimento. Oggi, proprio a Chiavenna, la presentazione di questo, che è un progetto sperimentale con sede operativa nell'ospedale cittadino. Sicuramente sarà una risposta per queste persone, perché potranno accedere al nostro call center aperto dalle 9 alle 17 in orario continuativo, e quindi ciascun paziente potrà trovare una risposta di tipo medico, che può essere dall'appuntamento alla possibilità di prescrivere delle ricette e anche delle visite domiciliari, oltre che svolgere comunque l'attività normale per i nostri mutuati. Dovete capire che noi abbiamo comunque un aumento di carico di lavoro e manteniamo anche gli ambulatori periferici. In quello che sarà un ambulatorio di medicina di base associato verranno effettuate visite, rilasciate prescrizioni con la possibilità di erogazione di prestazioni infermieristiche. L'ambizione è quello di crescere però, quindi avere anche un centro servizi, avere anche la possibilità di una infermiera del territorio e anche avere la possibilità in futuro di applicare dei progetti di telemedicina. L'accesso ai servizi del nuovo ambulatorio sarà sempre regolato da appuntamenti che andranno fissati con il singolo medico ed in orari specifici al fine di evitare sovraffollamenti. Appuntamenti a cui potranno accedere sia pazienti già registrati sia coloro i quali ancora non hanno un medico di riferimento. L'innovazione del progetto sta nella modalità realizzativa di questo, che di fatto rappresenta un vero e proprio team che permetterà ai medici di fornire risposte più puntuali alla cittadinanza locale. Un modello, quello che vede capofila la Val Chiavenna, il valore aggiunto del quale sta nella collaborazione tra ATS e ASST e il gruppo di medici di medicina generale, un modello replicabile anche in altre realtà, si pensi all'Alta Valtellina, ma per il quale la volontà di adesione a questa tipologia di forma da parte degli MMG è fondamentale. Questo tipo di organizzazione sposta parte del lavoro burocratico dal medico a figure non mediche. Non tanto gli infermieri, che hanno altro da fare, hanno un lavoro importante dal punto di vista assistenziale da fare, ma soprattutto il personale di studio. C'è da dire che Regione Lombardia ha attivato un contratto integrativo in Regione Lombardia che favorisce questo tipo di operazioni. Ovviamente in questa fase siamo ancora appunto in fase sperimentale e anche il finanziamento è ridotto, è diciamo una forma che serve proprio per procedere con le prime sperimentazioni. Però abbiamo già sentito gli uffici regionali e c'è la possibilità, c'è l'idea, diciamo, di utilizzare ciò che non viene speso perché non ci sono più medici di medicina generale, si chiama quota capitaria, anche per finanziare esperienze di questo tipo. Abbiamo deciso di organizzare questo sistema appoggiati da una cooperativa di medici che ci fornisce servizi che la Valcura, e formando appunto un ambulatorio condiviso nella città di Chiavenna, pur mantenendo ancora in essere tutti gli ambulatori periferici per dare una risposta alla popolazione, assorbire quelle che sono le richieste anche dei pazienti che non hanno il medico. E ci avvaliamo quindi attraverso i contratti fatti da Valcura a nome nostro di personale sia amministrativo che infermieristico. Per contattare il nuovo ambulatorio basterà chiamare il numero 334 91 62 168. Il call center è aperto dalle 9 alle 17.